Oggi voglio parlarvi di uno strumento molto particolare. È poliedrico e molto performante, fatto sempre con materiali di riciclo, assolutamente cose semplicissime. Vedete, una bassalingua, una cordella di canapa per migliorare la presa, e poi ha una punta composita, lo vedete, sono due elementi. Quindi con una lamierina più spessa ho fatto, vedete, due cavedi, quindi due alloggiamenti. Ecco, qua si vedono meglio, uno, due, uno più grande e uno più piccolo. Ho arrotolato da una lattina di Schweppes questa lamierina, poi l'ho schiacciata e l'ho tagliata convenientemente. E posso appunto con questa sezione trapezoidale lo innesto nella baionetta qua. E posso fare questo lavoro qua, posso tranquillamente usarla come un oggetto a punta singola con questa dimensione, no? Quindi ok, corsiva gotica, ho fatto delle lettere. Non ho limato la punta e quindi mi fa questi giochi se la limassi. È una perfezione di segno come qua. Quando scarichi invece vengono su queste cose carine e anche può essere usato, come avete visto, in maniera gestuale, vedete. Ha un segno vibrato molto interessante. Ok. La stessa cosa posso fare qua con pezzo di Scottex per non sporcarmi. Cambio la mia punta e vado a innestare nel suo cavedio, nella sua sede più piccola, la punta, diciamo, più piccina. Ok. Quindi io posso fare lo stesso lavoro e avrò un corpo lettera decisamente più piccolino. Così via. Vedete? Questo qui invece di costruzione già è praticamente perfetto. Ma la cosa carina è che poi posso gemellare ambedue le punte. Qua le gemello entrambi. Ecco, metto in pari, ok, che abbiano e hanno anche un certo taglio da destrimmere, no? Quindi un po' in pendenza verso la destra, e qua posso avere delle cose interessanti perché chiaramente avrò un segno doppio. Una cosa molto molto interessante questa. Un segno veramente secondo me è magnifico. Chiaramente sono in salita, quindi fa questo lavoro qua. Ho dei tratti vibrati quando vi servono, quindi un oggetto veramente semplicissimo da ottenere, ma estremamente poliedrico e performante. Come sempre, insomma, se praticamente se si aguzza l'ingegno, le cose vengono carine e anche, diciamo, utili. Poi, prima che qualcuno me lo chieda, cosa sono i pallini, semplicemente per ricordarmi, due palline, punta piccola. Tre pallini, punta un po' più grande, così un vezzo che ho voluto dare all'attrezzo, tutto qua. E con questo vi ringrazio, vi saluto come sempre per la vostra gentile attenzione. Grazie ancora a tutti.